Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni di nuova volontà a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare la preghiera di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella Divina Volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia. Vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, mettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella divina volontà. Mamma Santa, tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Scendi, supremo volere, vieni, vieni a regnare tra noi. Gesù conquista tutti, vinci l'umangore. Dal Libro di Cielo, volume 4, capitoli 90 e 91, 3 e 8 ottobre 1901. Avendo fatto la comunione, stavo pensando come offrire una cosa più speciale a Gesù, come attestare il mio amore e dargli un maggior gusto, onde gli ho detto: Dilettissimo mio Gesù, ti offro il mio cuore a tua soddisfazione ed in tua eterna lode. E ti offro tutta me stessa, anche le minime particelle del mio corpo, come tanti muri da mettere innanzi a te per impedire qualunque offesa che vi venga fatta, accettandole tutte sopra di me, se fosse possibile, ed in tuo piacere fino al giorno del giudizio. E poiché voglio che la mia offerta sia completa e vi soddisfi per tutti, intendo che tutte quelle pene che sopporterò ricevendo sopra di me le vostre offese vi ricompensino di tutta quella gloria che vi dovevano dare i santi che stanno nel cielo, quando stavano sulla terra, quella che vi dovevano dare le anime del purgatorio e quella gloria che vi dovevano tutti gli uomini passati, presenti e futuri. Ve lo offro per tutti in generale e per ciascuno in particolare. Appena ho finito di dire, il benedetto Gesù, tutto commosso per tale offerta, mi ha detto: Diletta mia, tu stessa non puoi capire il gran conforto che mi hai dato con l'offrirti in questo modo. Mi hai lenito tutte le mie ferite e mi hai dato una soddisfazione per tutte le offese passate, presenti e future. Ed io la terrò in conto per tutta l'eternità, come una gemma più preziosa che mi glorificherà eternamente. Ed ogni qualvolta la guarderò, darò a te nuova e maggiore gloria eterna. Figlia mia, non ci può essere maggiore ostacolo che impedisce l'unione tra me e le creature che si oppone alla mia grazia quanto la propria volontà. Tu, con l'offrirmi il tuo cuore a mia soddisfazione, ti sei vuotata di te stessa, e vuotandoti di te, io mi riverserò tutto in te, e dal tuo cuore mi verrà una lode riportante le stesse note della lode del mio cuore, che continuamente il mio cuore dà al Padre mio per soddisfare la gloria che non gli danno gli uomini. Mentre ciò diceva, vedevo che mediante la mia offerta uscivano da tutte le parti di me stessa
tanti rivoli che si riversavano sopra il benedetto Gesù e che poi con impeto e con più abbondanti li riversava su tutta la corte celeste, sul purgatorio e su tutte le genti. O bontà del mio Gesù nell'accettare una sì misera offerta, che l'ha ricompensata con tanta grazia. O prodigio delle sante e pie intenzioni, se in tutte le nostre opere, anche triviali, ce ne avvalessimo, quale traffico non faremmo, quante proprietà eterne non acquisteremmo, quanta gloria di più non daremmo al Signore. Questa mattina, dopo aver stentato molto nell'aspettare il mio adorabile Gesù, mentre l'aspettavo facevo quanto più potevo di unire tutto ciò che stavo operando nel mio interno con l'interno di nostro Signore, intendendo dargli tutta quella gloria e riparazione che gli dava l'umanità sua santissima. Ora, mentre ciò facevo, il benedetto Gesù è venuto e mi ha detto: Figlia mia, quando l'anima si serve come mezzo di operare della mia umanità, fosse anche un pensiero, un respiro, un atto qualunque, sono come tante gemme che escono dalla mia umanità e si presentano innanzi alla divinità. E siccome escono per mezzo della mia umanità, hanno gli stessi effetti del mio operare quando stavo sulla terra. Ed io: Ah, Signore, mi sento come un dubbio. Come può essere che con la semplice intenzione nell'operare, fosse anche nelle minime cose, mentre considerandole sono cose da niente, vuote, pare che la sola intenzione dell'unione vostra è di piacere solamente a voi le riempie, e voi le innalzate in quel modo supremo, facendole comparire come una cosa grandissima? Risponde Gesù: Ah, figlia mia, vuoto è l'operare della creatura, fosse pure un'opera grande, ma è la mia unione e la semplice mira di piacere a me che la riempie. E siccome il mio operare fosse anche un respiro, eccede in un modo infinito tutte le opere delle creature insieme, ecco la causa che la rende così grande. E poi non sai tu che chi si serve come mezzo della mia umanità di operare le sue azioni viene a nutrirsi dei frutti della mia stessa umanità, ad alimentarsi del mio stesso cibo? Oltre a ciò, non è forse la buona intenzione che fa l'uomo santo, e la cattiva che lo fa perverso? Non sempre si fanno cose diverse, ma con le stesse azioni uno si santifica e l'altro si perverte. Ora, mentre ciò diceva, vedevo dentro nostro Signore un albero verdeggiante, pieno di bei frutti, cioè quelle anime che operavano per piacere solo a Dio e per mezzo della sua umanità. Le vedevo dentro di lui, sopra quest'albero, e la sua umanità serviva d'abitazione a queste anime. Ma quanto era scarsissimo il loro numero. Bene, di nuovo in questi paragrafetti, capitoletti, Gesù fa, diciamo, un altro passo di introduzione di Luisa in una delle dimensioni fondamentali del vivere nel divin volere, che è uno agire attraverso l'umanità santissima di Gesù, no? Questo significa chiamare continuamente la divina volontà in noi. E la divina volontà era fusa con l'umanità santissima di Gesù e con l'umanità santissima anche della Santissima Vergine Maria. Quindi chiamare in noi loro significa unire il nostro agire alla divina volontà. E questa è la prima cosa. La seconda è la purezza delle intenzioni, che mai ci mediteremo abbastanza. Cioè che fare qualunque cosa, fosse anche la più piccola, solo per piacere a Gesù e o a Maria. Ecco, l'offerta con cui si apre il primo capitoletto: ti offro il mio cuore a tua soddisfazione ed in tua eterna lode. E poi ti offro tutta me stessa, anche le minime particelle del mio corpo, come tanti muri da mettere innanzi a te per impedire che qualunque offesa che ti venga fatta, accettandole tutte sopra di me, se fosse possibile, e per piacere a te fino al giorno del giudizio. E siccome voglio che la mia offerta sia completa e vi soddisfi per tutti, intendo che tutte quelle pene che sopporterò ricevendo sopra di me le offese vostre, vi ricompensino di tutta quella gloria, eccetera, eccetera. No? Ecco, quindi qui riconosceremo
alcune formulazioni anche tipiche, no? Sia dell'atto di fusione sia dell'atto preventivo. E attenzione che queste offerte vengono fatte per tutti gli uomini, per la gloria che dovevano dare a Gesù tutti gli uomini passati, presenti e futuri, e viene offerta per tutti in generale e per ciascuno in particolare. Questa è proprio la classica finalità, ecco, la terza finalità dei giri, no? Ogni giro, noi sappiamo, dovunque sia fatto, fiat creante, fiat redimente, fiat santificante, umanità santissima di Gesù, umanità santissima di Maria, ha sempre come scopo, uno, di ricevere e ricambiare il ti amo di Dio attraverso quella particolare realtà che si fa nostra e che chiaramente scorre nella divina volontà come tutte le cose, mettere in essa il nostro ti amo, sia che si tratti di creatura inanimata, sia che si tratti del cuore di un'altra creatura, sia che si tratti dell'umanità santissima di Gesù, di Maria. Basta sempre riprendere il più pellegrinaggio della divina volontà per vedere come alcuni esempi concreti di questo, e poi però si ricambia per tutti. Quindi quel nostro ti amo viene offerto come soddisfazione e viene fatto scorrere nei cuori di tutte le persone, tutti gli uomini, passati, presenti e futuri, in particolare di quelli che non hanno mai, che non hanno, che non hanno che, o non avranno mai detto un grazie, un ti amo a Gesù. Qui la cosa bella è che Gesù mostra la sua estrema dilezione e contentezza che ha ricevuto da questa offerta. È impressionante, se noi ci pensassimo, forse saremmo un pochino più solerti e attivi, no? Mi hai lenito tutte le mie ferite e mi hai dato una soddisfazione per tutte le offese passate, presenti e future. E poi spiega, con l'offrirmi il tuo cuore a mia soddisfazione, che non si sa quanto, ti sei vuotata di te stessa. E vuotandoti di te, io mi riverserò in te. E questo vuotamento di se stessi ha causato, come dire, l'uccisione, l'eliminazione della propria volontà. Perché qui Gesù specifica: non ci può essere ostacolo maggiore che impedisce l'unione tra me e le creature che si oppone alla mia grazia quanto la propria volontà. E attraverso questa offerta è chiaro, no? Che uno se fa questa offerta annulla completamente i propri desideri, i propri voleri, le proprie intenzioni, inclinazioni per essere completamente a disposizione e appunto sacrificata a Gesù per la sua completa gloria e soddisfazione. Quindi questo ci fa comprendere, numero uno, come uno dei modi con cui la nostra volontà viene fermata da tutti quanti i danni che combina sono gli atti, come questo, le offerte. Dall'altro ci ricorda la verità fondamentalissima che ogni atto di volontà personale nostra ostacola, impedisce l'unione con Gesù e fa resistenza, ecco, pone come una sorta di impedimento, ecco, minimo o massimo, poi questo dipende dal tipo di atto che si compie, all'operare della grazia nella nostra anima. Qui poi Luisa dice, attenzione, che prodigio delle sante e pie intenzioni, se in tutte le nostre opere, anche triviali, triviali chiaramente qui da intendere anche, come dire, le più ordinarie e comuni e a volte anche un pochino basse legate alla nostra vita terrena, no? Si pensi semplicemente alle funzioni di nutrizione o addirittura anche alle funzioni fisiologiche, noi possiamo veramente in tutto e per tutto unirci e unire i nostri atti alla divina volontà. Le funzioni necessarie alla vita biologica, fossero anche quelle triviali, sono necessarie alla vita biologica. Questo
quindi per quanto triviali non possono mai essere lì in se stesse, contrarie al divino volere, perché il nostro, la nostra persona le pone in essere, volontariamente o involontariamente, a seconda di quali esse siano, in ossequio alla divina volontà, da un punto di vista oggettivo, e quindi assolutamente possiamo unirle alla Santissima Umanità di Gesù, alle intenzioni di Gesù, alla divina volontà. È molto importante che noi facciamo questo esercizio continuo, perché questo è fondamentale per lo svuotamento di noi stessi. Questo in verità lo insegnava anche molto bene San Luigi Monforte quando spiegava l'importanza dell'unire tutte le nostre intenzioni a quelle della Madonna, che sono purissime, e del non fare mai nulla, non solo di testa nostra, ma avente come principio noi stessi. E quando parlava di questa cosa, che significa fare tutte quante le cose per mezzo di Maria, quindi prendere la sua umanità santissima e le sue intenzioni come mediatrici del nostro operare, spiegava che non c'è niente che svuota l'anima di se stessa tanto quanto questo esercizio, che è lo stesso identico di quella che ci ha insegnato, di cui ci ha parlato adesso Gesù attraverso di Luisa, no? Nel secondo paragrafetto Gesù approfondisce, che dice che quando l'anima si serve come mezzo di operare della mia umanità, attenzione, fosse anche un pensiero, un respiro, un atto qualunque, sono gemme che escono dalla mia umanità e si presentano innanzi alla divinità. E quando Luisa, come dire, pone il dubbio, dice, ma com'è possibile che con la semplice intenzione nell'operare, fosse anche nelle minime cose, pare che la sola intenzione dell'unione vostra, quindi dell'unione con la divina volontà, avrebbe detto un po' più avanti, è di piacere solamente a voi, le riempie e voi le innalzate in modo, quel modo supremo, facendole comparire come una cosa grandissima. È chiaro che qui si sente già l'eco, no? Il palpito del cuore, il respiro, fusi con la divina volontà, appaiono, e che sono atti di per se stessi indifferenti, cioè noi non saremo certamente giudicati quando saremo morti sui respiri che abbiamo fatto, no? Il respiro, come dire, è un atto umano in senso lato, ecco. È un atto umano nel senso che è un atto dell'uomo, un atto proprio dell'essere umano, ma non è nemmeno un atto umano in senso stretto, perché gli atti umani, da un punto di vista volare, in senso stretto, sono quelli liberi e volontari. Respirare non è un atto libero e volontario. Eppure, addirittura, se io, come facciamo nell'atto preventivo, chiamo la divina volontà nel mio respiro, questo atto, che è un atto inconscio, diventa davanti a Dio cosa grandissima e meritoria, perché un respiro che facevano l'umanità santissima di Gesù e l'umanità santissima della Madonna ha davanti a Dio un valore infinito. Addirittura questa possibilità, ecco, di qualificare, cioè questo è un, cioè, capite, questo è un per questo che Gesù dice, fa un traffico immenso. Usa proprio questo termine, no? Un traffico immenso. Quindi, immaginiamo quante sciocchezze, o quante occasioni perse ci abbiamo durante la giornata se non facciamo attenzione a queste cose. Gesù spiega ancora. Il mio operare fosse anche un respiro. Eccede in modo infinito tutte le opere delle creature insieme. Ecco la causa che lo rende così grande. Cioè, anche tutta la grandezza di Gesù e della Madonna dipende solo da questo. Invece l'operare della creatura è vuoto. Fosse pure un'opera grande. Perché? Perché è sempre l'atto di un povero essere umano limitato, imperfetto, effimero, transeunte, fallace, eccetera. Invece l'unione e la semplice mira di piacere a me lo riempie. Quindi ecco perché
nel nostro operare deve esserci fisso l'occhio di agire nella divina volontà e per piacere solo a Gesù e a Maria. Può essere utile ricordare quella bellissima espressione che nelle recenti meditazioni abbiamo già meditato: fai come se al mondo non ci fossimo nessun altro che io e te. E quindi fai in modo che nulla di quello che tu fai dispiaccia a me da un punto di vista oggettivo, e fai in modo che sia fatto da te da un punto di vista soggettivo solo per piacere a me. Cioè, questo è proprio è la logica dell'amore. E questa purezza di intenzione, poi fusa con la divina volontà, lancia proprio veramente come quasi come un missile, ecco, nel cammino verso la santità, facendo fare passi da non da gigante, di più lieti, soavi e in brevissimo tempo, come del resto anche qui già San Luigi ben spiegava in riferimento alla devozione alla Madonna, alla vera devozione a Maria. Ecco, quindi deve essere, forse è meglio non protrarre troppo questa meditazione e lasciare, insomma, che scavi nel nostro cuore questa attenzione che si alimenta nell'amore e con l'amore. Dobbiamo fare, inventarci qualcosa, dobbiamo fare assolutamente in modo che sia presente nelle nostre opere, operazioni, pensieri, atti, ecco, perché ci rivestiamo in continuazione, numero uno, di meriti infiniti, ogni atto diventa immenso agli occhi di Dio, eterno e infinito, e non solo, facendo questo cooperiamo immensamente al bene della Chiesa e del mondo, facendo questo compiamo una delle cose che maggiormente consola e rende felice il cuore di Gesù. E ci procuriamo anche una quantità smisurata ed eterna di gloria. Questa è certamente l'ultima cosa, ma non meno importante. Dobbiamo sempre pensare. Pensiamo in questo senso a che valore possono avere le opere di un figlio della Divina Volontà, anche quello un pochino più significativo, non so, una veglia di preghiera, ecco, un digiuno, per esempio, tanto per dire qualche cosa di un po' più impegnativo da un punto di vista ascetico, quando sono fuse e chiuse nella divina volontà e fatte con l'intenzione di piacere a Gesù solo. Ecco, sono davvero delle cose grandi e che non è dato, insomma, di perfettamente comprendere alla nostra mente umana, però per quello che ci ha spiegato Gesù e per quello che ha chiosato Luisa, sono abbastanza chiare. È scarsissimo il numero di coloro che vivono in questo modo, per piacere solo a Dio e per mezzo dell'umanità santissima di Gesù. Chiediamo al Signore, per mezzo di Maria Santissima, che noi possiamo essere fra quei pochissimi. O Divina Maria, tu sei al tempo stesso esempio perfetto e anche strumento di questo modo divino di agire e di operare. Esempio perché tu non hai fatto altro che questo, ininterrottamente, incessantemente. Strumento perché i tuoi devoti possono tranquillamente ricorrere alla tua Santissima Persona, che era fusa con la Divina Volontà, come l'umanità santissima di Gesù, e che agiva solo per piacere a Gesù, come l'umanità santissima di Gesù agiva solo per piacere al Padre e per dargli gloria,
E quindi unendosi con te si viene esattamente, e agendo per piacere solo a te, si viene esattamente a conseguire le stesse identiche cose di cui ci ha parlato Gesù. E, non ultimo per i tuoi devoti, si consolano un po' col tuo cuore. Tu non hai ricevuto ferite cruente, ferite nel corpo, ferite di sangue, ma hai ricevuto un fascio pungentissimo di spine sul cuore. E hai anche chiesto, insomma, a Fatima che qualcuno togliesse qualche spina dal tuo cuore facendo qualche atto di riparazione. Mi hanno imparato come bello e come semplice farlo. E quindi ci sia anche nelle intenzioni e nei pensieri di tutte quante le anime che amano Gesù, e quindi nella nostra, anche in particolare l'intenzione di sollevare anche il tuo cuore immacolato, il tuo cuore addolorato e immacolato dalle spine e dai dolori che gli danno purtroppo i figli ingrati. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Fiat, ave Maria.